Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. È in corso una rivoluzione per quanto riguarda le future pensioni, o almeno è quanto promettono i partiti. Mancano solo 21 giorni alle elezioni politiche. Dal centrodestra, oltre alla proposta dell'aumento delle pensioni minime a 1000 euro, è arrivata anche quella di andare in pensione con soli 10 anni di contributi. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il prossimo governo di centrodestra sta dando molte speranze a milioni di pensionati, anche se diverse persone vedono con scetticismo tali proposte. Centrodestra nello specifico promette l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro, così come anche la cancellazione della legge Fornero. La nuova proposta è quella di andare in pensione con soli 10 anni di contributi. Oggi, come sappiamo in Italia, per andare in pensione un lavoratore deve rispettare il paletto dei 20 anni contributivi, ma anche quello dell'età. In linea di principio in Italia quindi per andare in pensione bisogna raggiungere i 67 anni, bisogna avere 20 anni di contributi. Se si raggiungono i 67 anni di età con 20 anni di contributi, come sappiamo si accede alla pensione INPS di vecchiaia. Ad oggi le uniche due vie possibili per andare in pensione con soli 10 anni di contributi sono le seguenti: avere 67 anni di età e chiedere l'assegno sociale, che ricordiamo erogato per 468,28 euro mensili per 13 mensilità, o a 71 anni si può accedere alla pensione se si hanno almeno 5 anni di contributi versati. C'è da dire che le tre proposte del centrodestra per quanto riguarda la riforma pensioni sono molto allettanti, ma bisogna fare attenzione poiché soprattutto l'aumento delle pensioni minime a 1000 euro comporterebbe un esborso notevole per l'erario e quindi potrebbe trattarsi di mera campagna elettorale. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.